E benvenuti nel nostro primo turno preliminare di questa Coppa Italia. Allora, arriviamo da un pareggio molto tirato con la Reggiana e insomma la vittoria nella prima giornata. Si conclude oggi il girone d'andata e poi ci sarà il girone di ritorno. Andiamo con la partita, informazioni le vedete qui, noi andremo subito a questo Torino-Verona, partita molto sentita, vista la grande rivalità che c'è fra le due tifoserie. Calcio di rigore, calcio di rigore per il Torino, subito nei primi 4 minuti, vediamo il fallo, vediamo un po' obiettivo, vediamo se c'è il fallo, andiamo, direi proprio di sì, ostruzione in aria e attenzione, Gallo Belotti. Vediamo dove la tirerà. Parte il Gallo contro Silvestri. Tiro del Gallo. Bene, angolato, Silvestri ci sembrava ci fosse, invece non è riuscito a intercettare la palla. Riparte Verona, Cecchino. Zaccagni. Verona in mezzo a Cali, non c'è qualcosa che si gira. Vogliono le mie, poi quando vogliono il rinnovo vogliono tutti i propri soldi, e Pisa con 15 milioni di euro di ingaggio, penso che possa fare ben poco. Andremo a tenere un po' più quelli un po' più decenti e andremo sul mercato. Ma qui è un'altra storia, questa è il preliminare della Coppa Italia, Minetti. Dovrà avanzare, manda in profondità, chiude, Zaccagni, un po' di veloce, adesso si ritrova il calcio. Subito 1-2 del Torino, veramente bestiale. Verona Lucic. Può convincere Gallo, che si gira. Può andare. Viene messo giù, mamma mia. Fallosissimo veramente, altro calcio di rigore. Mamma mia, che fallo. Forse c'era più questo che l'altro, però anche l'altro è tutto in aria con braccio largo. Non c'è nulla da dire. E rivediamo. In area di rigore. Ma non lo so, perché stoppa anche il pallone, quindi il resto della gamba non è che se lo può tagliare.
calcio di rigore, 9 più Gaia. Fin troppo scrittata facile, non c'è mai un equilibrio sul gameplay. Guardate che gran gol è anche fortunato, ogni tanto vedo non esulta per rispetto, giustamente, perché veramente un gol fortunato, è un calcio di rigore che era lì, comunque diciamo la verità, dobbiamo essere anche sportivi. 4-0, ripeto, fin troppo facile. Ventesimo ormai, credo che la partita sia chiusa, ma ritorno sarà tutta altra partita, spero, se no così non mi diverto neanche. Non ho ancora il gallo degli occhi, attenzione, mette in mezzo per me, in angolo, rischia un tappotto pesante, però. Calcio d'angolo, viene subito battuto da Consolvi. Interna il giocatore lo Voivoda che tiene palla, tanto abbiamo tutta la calma del caso. Consolvi, abbiamo l'ufficio, gira per Gallo Bellotti, mette in mezzo e riparte Verona. Attenzione Lazovic, se facesse due gol prima della fine del primo tempo potrebbe rientrare in partita. Fallo di qui, no, chi è lui? Bene, fallo netto, sì. Molto fallosa questa partita. Però quando sono così non è bello, non è bello. Che mi piacciono molto queste partite qui. Torino più forte del Verona. Tra l'altro c'è anche oggi questa partita, quindi sicuramente la realtà è un'altra partita. Ora siamo a Brianna. Non credo che ci possiamo fermare anche qua adesso. Credo che fare subito due cambi, vista la partita, tanto. Inutile. Mi chiamano qua al fenomeno. Ma io metterei anche solo una punta, sinceramente. Facciamo entrare un po' verdi, facciamo giocare lui, lo abbassiamo. Dallo Bellotti, togliamo anche lui, mettiamo Bonazzoli. Giustamente facciamo giocare il tuo riserve. Che poi Verdi, tanto possiamo cercarcela un po', che poi Verdi, guardate che non ha male. Se voi la mettete nel 4-3-1-2 le fate giocare seconda punta con l'ancoraggio, il contropiede è pericolosissimo. Se vi ricorderete la master del Torino, quanti gol mi ha fatto. Voi goda, mette in mezzo, attenzione, ancora Verona. Dai, lasciamo giocare, dai, non facciamo 5-0, sennò diventa noioso stare qui. Dobbiamo solo controllarli, senza... così, buono, dai. E comunque, dicevo che... c'è molta diversità dalla Master League a un campionato normale, ragazzi, perché qui si gioca meglio, c'è meno pressione, si riesce a giocare meglio con un campionato, una coppa così, coppa che poi
questo, che il primo turno preliminare, non è detto che andiamo poi in Coppa Italia, bisogna vedere. E poi dopo le partite sono più dure, sulle 8 migliori della Serie A nella fase finale, quindi Juve, Milan, la Roma, la Lazio, altre squadre, Inetti, Lukic, c'è un giocatore palla, tanto inutile attaccare, cosa facciamo a fare, raga? Anche i lanci sono più precisi, sono più, invece nella maschera è più fluido per fare con le squadre originali, secondo me. Anche Verdi, mi piacerebbe portarlo al Pisa, Verdi voglia, però vedremo. Lui guarda, pianta questo tiro. La difesa del Verona oggi non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Speriamo che sia così anche nella realtà. Fiorentina ieri ha vinto 2-0 la Lazio. Direi che ormai Fiorentina sale, la Lazio sicuramente la Champions. Arrivo, una partita molto blanda, senza motivo di dovere. Arrivo subito, ragazzi, scusate. Eccomi qua, scusate ma ho avuto da fare una cosa. Andiamo avanti, tanto è brutto però quando le partite non sono equilibrate così. O c'è troppo script a favore della CPU o non ce n'è per niente e ti favorisce troppo. Non è bello, non mi piace. Io sto pensando di prendermi FIFA perché di sopra mi piace troppo come è fatta, come sono fatti i campionati inglesi. Lo prendo solo per quello, io. Che poi secondo me vi ricordo che non è ancora la cosa di gara persa, cioè non sono simili, truccati proprio i rimpalli che si è perso nella FIFA e via dicendo, non è che cambiano di molto. E poi la carriera su FIFA è fatta molto meglio, molto più realistica. Qui è un po' così, allora. Andiamo avanti ragazzi, scusate l'assenza, ma ho dovuto, vedete che proprio non gioca Verona, proprio non gioca, a noi non è, a me non piace poi fare le partite 8-9-0, no, quando vinci già 3-0 primo tempo basta che stai attento, fai un controllo palla. Come vedete cambia l'impostazione in Verona, perché vedete la targhetta lì bianca, la lineetta, prima era tutto difensivo e adesso si è alzato un po' però ormai. E difende con 5 centrocampisti in mediano, è un'unica punta, cioè,
eppure sono riuscito ad andare in gol, vabbè. Due rigori che direi l'ultimo forse un po' regalato, Poi il gol Fortinoso che ha battuto sulla traversa, rimbalza all'interno. Cioè, quelli che sono portati, infatti il Sanabria ha fatto bene a non esultare, perché era bello il gesto, ma è stato veramente, diciamo, gol molto regalato dallo script. Diciamo, io le cose le dico, anche se vinco, non è che siamo stati molto fortunati con quei due rigori, però. Direi che la partita si vede, guardate che roba, cioè meritiamo di vincere, assolutamente. Proviamo un po' di schemi, va, proviamo a fare il palo lontano, vediamo un pochettino. Io non mi ricordo mai per chiamare il giocatore come si fa. Calcio d'angolo, bello. Con i tasti giusti. A me Verdi nella Master non mi dispiace, devo dire la verità. Secondo me è più forte, è uno dei più forti secondo punto italiano che c'è in questo gioco, secondo me. Deve solo sfruttarlo bene. Guardate come salgono proprio bene, capito che proprio non c'è partita, però mi è stato soppressato. Mi presumo che andremo prima in classifica qua. Non so, ditemi voi se volete vedere una difficoltà più alta, però chiaramente alzerò un po' il tempo, la porterò poi a 13 minuti perché se no non si riesce a poter giocare. Però secondo me se giochiamo bene anche difficoltà più alta non cambia tanto. Alla fine le squadre sono queste. In Italia le più forti sapete quali sono, no? C'è la Juve, il Milan, l'Inter sono le più forti, poi in ordine c'è il Napoli, la Roma e la Lazio, sono quelle le mie. Adesso Panini ci prova a imbastire l'azione, ma se secondo me gioca troppo basso la Roma, attenzione, Bonazzoli, pallone azzardo, ma lasciamo perdere. Silvestri. C'è un buon portiere, ma oggi già io contro il Torino non avrei schierato la difesa 3, ma l'avrei messa 5-3. 5 difensori, 3 centrocampisti. E 2 punte. Avrei fatto il gioco col lancio lungo. E ogni squadra di tutti i campionati ha dato le impostazioni proprio che possano cambiare tutto durante la partita, ma vedo che non cambia. Non capisco come mai, secondo me non dipende neanche da quello. Beh, tutte buffonate come robe. È proprio il gioco che ha fatto così. Sì, però è molto falloso però, è tutta la partita che allora mamma mia, lo lascia stare, che fa. Non brava, però questa non è la sua posizione, quindi faremo calciare Verdi, che se ricorderete nella Master con Torino mise dentro diverse punizioni. Vediamo. Tiro di Verdi, Sergio. Troppo falloso, però non c'era proprio in partita. Bravissimo, eh? Dovete caricare bene la barretta, leggermente un po' dopo come l'ho caricata io, e poi spingere il cursore sinistro che gioca col pad, o tutto giù basso verso la sinistra o tutto giù basso verso la destra, a seconda di come dovete tirare. E vedete che le posizioni entrano anche a voi, ogni tanto. No, non ho voglia di attaccare ragazzi, non mi piace, cioè, che ci sia rivalità finché si vuole, però ci va anche un po' di rispetto, se no non va bene, saremo proprio degli animali. Bene,
poi ti daremo qui una Roll Verona anche col Pisa, ma quello è un altro Verona, non è questo. Verona è andata che ha messo in difficoltà col Pisa, perché Kalinic ci ha fatto vedere i sorci verdi davanti. Ma poi secondo me è una punta sola ragazzi, è come nella realtà, se non hai la squadra gioca con 2 punti. Punta sola se non hai il centrocampo, fai niente. Dai, finita sta partita, madonna. 6-0, vabbè. Può capitare, noi ne abbiamo presi 7 dall'Atalanta 2 anni fa, ti lascio immaginare. C'è chi ne prende anche 6 in Champions, oppure c'è anche chi in 10 pensa di aver vinto passato il turno, poi improvvisamente il Porto elimina qualcuno di nostra conoscenza. Non mai sottovalutare nessuno, mai, mai. Sì, va bene, uguale. Oh, è finita. Altro striscione, senza sport. ragazzi, avete sbagliato all'inizio, sarebbe il fallo. Credo che non ci sarebbe stata neanche partita la stessa. Verona proprio non ha giocato. Andiamo a vederci i risultati. Allora, i primi 4 gironi, in ordine, Brescia vince su Vicenza, Pescara che pareggia con la Salernitana, Spal batte la Regina, molto male la Regina. Bologna Empoli 1-1, Parma perde in casa col Cittadella, così come il Genoa 4-0 col Chievo, 6-0 vabbè, Torino sul Verona e 0-0 Reggiana Spezia. Benevento Crotone 1-0, Sampdoria vince contro il Pisa, altra grande rivalità qua. Cremonese perde con Frosinone 1-0, Fiorentina domina il sesto o quinto girone, non mi ricordo. 4-0 sul Monza, Lecce vince 3-1 sul Cagliari, Udinese batte il Pordenone e Lentella pareggia col Cosenza, l'Ascoli perde in casa col Venezia. Allora, alla fine del girone d'andata di questo primo turno preliminare, vi ricordo che passano le prime due, poi ci sarà un'andata e ritorno tra le 16 che sono passate, ne rimarranno 8, ci sarà poi il tabellone della Coppa Italia. Prossimo anno sarà così, non sarà a gironi, ma sarà tutta eliminazione diretta, fino alla finale. Benevento Crotone, insomma qui vedo un Pisa ormai secondo me, se non vince almeno 2 partite a ritorno, la vedo dura, ma anche la Sampdoria, attenzione, può rischiare di non andare avanti. Fiorentina che domina, vabbè, è già passato il turno lei. Frosinone, qui ancora tutto in gioco, prossime 3 partite. Anche qui direi che c'è ancora tutto aperto. Beh, bene il Venezia qui, 9 punti pieni. Male Lentella che però può ancora sperare, perché tutto non è detto. Questo è uno dei gironi, uno dei più belli, ce ne sono due, uno è questo ed è molto combattuto e l'altro è questo. Malissimo la Regina, 0 punti, la vedo dura che possa passare. Chievo qua, Genoa, qui guardate che roba, tutte a pari punti, qui ci sarà veramente da lottare e poi qui noi siamo a 7 punti, attenzione però al ritorno perché dovessimo perdere col Verona e vincere la Reggiana sullo Spezia, tornerebbe tutto in gioco. Va bene, ragazzi ci vediamo poi. Ah no, abbiamo lo Spezia, quindi vai, vai in ordine. Vabbè, ciao ciao e buona giornata e auguri a tutte le mamme.